caro Parenzo. È con noi Diana Pavlovic. Ciao, bene. Ciao, ciao. Ciao, buonasera. Come molto stai? Bene. Come stai, Diana? Ma insomma, personalmente sì, bene. Allora, grazie. Portavoce della Federazione Rom e Sinti Insieme, parliamo subito di alcune cose. Hai sentito quello che ha detto questo signore che raccontava alcune esperienze che ha vissuto? Non so quanto vede, secondo te è vero quello che ha raccontato questo signore? Ma penso che sia probabilmente capitato in un gruppo di organizzati truffatori e sarà stato in buona compagnia, non so cosa esatto. faceva insieme a loro. Dice che viveva là, vendeva le roulotte. Sì, no, non lo so, non lo so, non ho sentito l'intervista, ma ognuno si sceglie compagnia, no? La senti, domanda è vera, quella di Diana, che ci faceva con loro? Questa era l'unica cosa. Vendeva, dice che gli vendeva le roulotte. Sì, certo, voglio dire, se uno mi chiede che ci stai a fare con Cruciani, io so cosa rispondere, però per fortuna non ruba, non stupra, non fa, non fa usura. Prova contraria, fa no. solo una trasmissione radiofonica, fa tantissimi danni in queste due ore, ma è così. Sì. Uno chiede a quello: ma scusa, ma chi ci stavi a dormire? Ha ragione la Paola. Io sono Roma, infatti, ma è chiusa qua. Guarda, chiudi. Dai. Ma bravi, ma no, senti, io voglio capire una cosa, così, Diana. Ma davvero tu pensi, perché l'ho sentito, che è giusto regolarizzare i mercatini Rom? Certamente. Cioè, i mercati è giusto regolarizzarli. Sì, sì. È giusto regolarizzarli. Ho capito, ma non c'è roba rubata, cioè non c'è merce rubata. Ma cos'è? Cruciani, ci sarà sicuramente roba rubata. E come si fa a regolarizzare? Come ci sarà in molti mercatini delle pulci ovunque, esatto, esatto. Rom. A Milano, fatto, a Porta Portese. Il fatto di regolarizzarli, regolamentarli, vuol dire anche controllarli e dare anche la possibilità alle persone che non rubano, che non vendono roba rubata, di creare questa piccola microeconomia che gli permette infatti di non andare a rubare. Perciò chi fa i controlli li deve fare regolari o non regolari, e a me non risulta che si facciano veramente tanti. Mi risultano molti casi, diciamo, come quelli dimostrati della stazione centrale di Milano, dove? Sappiamo tutti cosa è successo, no? Beh, insomma, c'è il caso, quello di due poliziotti che anzi, invece di controllare, insomma, si prendevano a pezzo della torta. Ma questo può succedere, naturalmente. Io ma però può succedere ovunque e qualsiasi no, cosa però, può ragazzi, anche di trovare una cosa rubata. Ma lei ti ha fatto un ragionamento correttissimo. Non è una cosa rubata al mercatino, però ascolta Diana. Quel che ha detto la Pavlovic. Ma cosa stiamo dicendo? Legalizzare i mercatini di merce rubata. Ma adesso, ma siete veramente di merce rubata? I mercatini, di controllare la no, merce. Li vogliono legalizzare a Roma, li vogliono, sì, vogliono giusto, regolarizzare. Quelli regolari giusto. Permettono di regolamentare le cose, esatto. I permessi, tutta la questione amministrativa. Ma scusa, ma se ci sono orologi rubati, ma se ci sono orologi anche. Ma se ci sono orologi rubati là, pezzi di ferro rubati, cose rubate, perché uno dovrebbe regolarizzarli? Non dovrebbero esistere i mercatini di roba rubata, uno dovrebbe partire da questa roba qui. Ma non sono mercatini di roba rubata, sono i mercatini delle cose usate, ma nelle quello quali che, ma quello probabilmente si trovano anche le cose rubate, come in tutti gli altri mercatini delle pulci. No, e dove le cose usate, dove le vanno a prendere? Dove le vanno a prendere le cose usate? Scusa. Ma guarda, io regalo dei vestiti, a volte anche ben fatti, alle persone, alle donne rom che possono eventualmente venderli. No, se ma io, non solo, guarda. Delle persone, a Londra è pieno. Ma perché sei consciente? Londra è famosissima di questi mercatini delle pulci che sono diventate. Se una sciura per bene apre un negozio second hand e vende la gonna che le ha regalato l'altra. Ragazzi, però non scherziamo, i mercatini rom da regolarizzare all'interno dei campi. Diciamo la verità, è roba rubata, è merce rubata, è il razzismo, Cruciani, tu sei razzista. Ma che razzismo, non dai! Non è detto, finché non mi provate, non è vero, ho guardato. Ma comunque ci sono dei mercatini che sono già regolarizzati in realtà, moltissimi mercatini alle sono regolarizzati. È difficilissimo tenere il permesso per poter accedere a questi mercatini. Ma certo, è difficilissimo. Sono piccole economie di prossimità, sono microeconomie che aiutano. Uno prende una partita, di orologi, diciamo, facciamo un mercatino. Orologi, Rolex. Allora, meglio così la polizia va a controllare. No, io ma meglio. Ti sfido meglio. Di andare a trovare uno di questi mercatini gli orologi. No, ma scusa, Diana, il ragionamento che fa Diana è giusto. Perché dici, se ragazzi, sono regolarizzati, la polizia va a controllare come dovrebbe fare nei negozi dai gioiellieri di Cortina per vedere se emettono lo scontrino fiscale, ad esempio. Senti, Diana, ma tu sei d'accordo sul fatto che
che quello che ha detto Bertolaso, che ha provocato una grande polemica all'interno del centrodestra a Roma sul candidato, che i Rom sono vittime, sono vessati. Ti ha fatto piacere questa cosa, immagino, no? Non è che mi ha fatto piacere, è una cosa dimostrata dalle ricerche. No, ma lascia perdere la storia adesso, adesso. Vabbè, scusa. Adesso sono pure, vessati adesso, e sono vittime i Rom. Adesso i rapporti della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa, del Commissario per i diritti umani, cioè, i Rom sono vessati e vittime. Dimostrano che sono, che siamo, anzi, un gruppo di persone più discriminate, vessate in questo momento in Europa. Cioè, questo è dimostrato. I Rom sono vessati e vittime in Italia. Lasciamolo perdere l'Europa. In Italia sono persone, sono vittime di che cosa? Sono vittime? Non capisco di che cosa. Di discriminazione. Discriminazione istituzionale, prima di tutto, non discriminazione quella generale per strada. Istituzionale. Ma se paghiamo un sacco di soldi per i campi Rom, come fai a dire che sono discriminati? Me lo spieghi? Come fai a dire noi paghiamo una marea di soldi per i campi Rom, spesso dove non si paga la luce? Ma non li pagate i Rom, li pagate i Vabbè, ladri, li paghiamo ai ladri. Vabbè, benissimo, saranno anche ladri, su questo hai ragione, che sono ladri, ma comunque sono soldi nostri. Ci sono inchieste in corso, mi pare. Vabbè, ma ho capito, sono mafia capitale. Come si fa a dire che sono vessati e vittime? Capitale, questo che non capisco. What is mafia capitale? Cioè, i soldi che si investono sui Rom, i Rom non li vedono mai. Li prendono i ladri italiani, ma alcuni politici, alcuni molto che la gente speculi sui soldi dati ai Rom, non c'è dubbio. Che allora, i Rom siano vessati allora e vittime. Se non vengono aiutati e se vengono lasciati nella merda, scusami. Ma perché dobbiamo aiutare i Rom? Mi spieghi perché dobbiamo aiutare i Rom? Perché non si deve... Io, a me mi aiuta qualcuno, a te aiuta qualcuno? Ti ha aiutato qualcuno? No, non credo che hai preso. Forse tu sì, perché sei anche tu Rom. Gianni, accediamo ai servizi come siamo considerati cittadini. Ma noi in quanto Rom, però? Perché in quanto Rom? I Rom non accedono ai servizi perché li hanno messo nei campi nomadi, li hanno tenuti ai margini della società per 30 anni, li hanno devastato con le politiche assistenzialiste e creato un non microeconomia ma macroeconomia. Tu mi stai dipingendo. Hanno guadagnato sulle loro teste, li hanno discriminato, chiuso nei campi di concentramento in Italia. Poverini. Durante la seconda guerra. Poveri Rom, vessati, vittime in Italia, dai, vittime. Oggi sono vittime in Italia, Rom. Ma dai, su, Diana, non si può dire che sono vittime i Rom. Fermi tutti, ti devo chiedere qualcos'altro, aspetta. Allora, caro Parenzo, siamo con Diana Pavlovic, che può essere considerata una specie di leader della comunità Rom in Italia, la quale dice che i mercatini Rom vanno regolarizzati e che i Rom sono vittime e vessati. Allora, io voglio chiedere però una cosa, signora Pavlovic, che è questa, molto semplice, ma appunto perché sono vittime, vessati, eccetera, ma i Rom come si regolaranno per le elezioni comunali? Per esempio, la signora Pavlovic, che vota a Milano, se non sbaglio, a Milano per chi voterà? A Milano c'è in questo momento una grande confusione, ma insomma le mie idee politiche non sono mai state un mistero, e dunque io sono di sinistra. E voterai per Sala allora? Vedremo, insomma, non lo so. Vabbè, tra Sala e Parisi chi voterai? Vabbè, che c'entra? Beh, certamente insomma non voterò Parisi, questo è sicuro. Però la lascia dunque, voterai per Sala? Dunque non lo so. Vabbè, ancora più o meno. Perché non gli affianchi un capo Rom Sala, ad esempio, le politiche sociali. Ma non ho capito, sono andati a votare alle primarie le comunità Rom a Milano? Sì, sono andati. E chi hanno votato? Ma ha votato ognuno secondo le proprie condizioni. Vabbè, più o meno, dai, su, no. Più o meno. Cioè, avete fatto come i cinesi pure voi, siete andati a votare in massa per No, invece io ci tengo molto che loro vadano a votare, gli ricordo sempre che ci sono le primarie, e però loro decidono invece chi vanno a votare, e dunque io non glielo chiedo, e non se poi le elezioni vere, per elezioni quelle. Ma secondo te chi voteranno adesso con i candidati in campo, la comunità Roma a Milano? È difficile, veramente difficile. Vabbè, tra Sala, Parisi, mi sembra che questa sia la cosa. Ma noi dobbiamo prima fare, noi abbiamo chiesto un incontro con tutti i candidati sindaco, e dopo questo incontro probabilmente insomma si farà anche un ragionamento su quello che sono impegni dei candidati. Secondo me i Rom votano Sala, dai. Tra Parisi e Sala, i Rom a Milano votano Sala. Cioè, e a Roma? A Roma è ancora più difficile. A Roma è complicato. Anche a Roma devono incontrare i candidati sindaco e capire il programma.
è ancora presto e diciamo la situazione nostra è molto complessa e dunque dobbiamo avere degli impegni per andare a votare, probabilmente dobbiamo avere degli impegni certi. Senti, la vicenda Mattielli, la conosci? Hermes Mattielli era un agricoltore, no, uno che trattava il ferro. No, era una specie di Roma anche lui. Ma di Roma, quale Rom? Era... Ma che dici? Ma sei impazzito? Mattielli era Roma? Quello dici che poi è morto, poverino. Eh quello sì, che faceva l'arrotino, come se che lo faceva. Non mi ricordo, aveva un magazzino di ferro. Aveva un magazzino di ferro. Sono andati due Roma a rubare, lui ha sparato. No, ma si occupava anche lui, aveva tutti questi materiali riciclati. Cioè, ma non era un Rom, non era Rom. Ho detto che faceva le attività che i Rom onesti fanno, cioè di riciclare le cose, vabbè, e ricostruirle con il ferro, eccetera. Faceva la stessa cosa, l'hai detto, vabbè, anche tu. Comunque sono andati, quella botteghina, come vabbè, si chiama? Sono andati due Rom a rubare, lui ha sparato, li ha feriti, è stato condannato anche al risarcimento, oltre che alla galera, poi è morto di crepacuore, eccetera, eccetera. Poveretto. Secondo te è giusto tutto questo? Cioè, per esempio, adesso hanno pizzicato uno dei due Rom, un tale Chris Caris, un ladro che peraltro incredibilmente è incensurato per le leggi italiane, e adesso siccome gli eredi hanno rifiutato quello che Mattielli ha lasciato, pare che lo Stato debba risarcire questo Rom ladro. Che ne pensi? Ma io penso che io non approvo mai un'azione di legalità di illegalità, non approvo mai no, vabbè, questo d'accordo. Detto questo, penso che nessuno debba comunque sparare le persone non armate. Ho capito, ma questi rubavano però, amico mio. Rubavano, che cosa vuoi dare? Cioè, vogliamo introdurre la pena di morte? Ma no, ma rubavano, questo ha sparato, li ha feriti. Sul posto. Ho capito, cioè, però le conseguenze di un'idea, io poi il caso particolare non posso giudicare. Cioè non bisogna mai sparare, secondo te? Non, perché le persone disarmate non si sparano, infatti c'è anche la legge che lo dice, cioè avere le armi e cercare di... Cioè, ma è giusto, allora è giusto chiedere risarcimenti? Ma guardi, cioè quando si va alla... è giusto chiedere risarcimenti se uno uccide una persona o la ferisce gravemente, come legge succede... la legge lo dice, che ne so, cioè nel senso che cosa volete che vi dica? Io ma no, dico... ma che ne so, siccome è stato un caso che ha fatto scalpore, è coinvolto... il caso ha fatto scalpore perché è un Rom che è stato... Ma non solo sparato, i Rom, cioè... Ma sì, ma perché adesso c'è questa idea che tutti devono avere le armi e fare la giustizia da soli, ma si dimenticano che poi c'è sempre qualcuno più forte e meglio armato, e se vale questa filosofia che passiamo a questa cosa barbarica... Ma che barbarica, paese, è una cosa civilissima, no? Barbarica, che uno si possa... Che uno si possa... No, tutti... Che sì, uno ma io mi ricordo un po' di anni fa un ragazzo nero che è stato ucciso, ammazzato per aver rubato i biscotti, le caramelle... Vabbè. Ma quello, bancarella, capito? Ma no, ma la bancarella che c'entra? Io non stiamo parlando di altre cose, non è che uno non va sulla so, bancarella a prendere i biscotti. Ma che modo di pensare è questo? Cioè, che uno si difenda a casa sua, molto semplice. La vita umana vale più di ogni cosa, non esiste nulla che vita umana vale allo stesso modo. Ma quello sì che c'entra, quello d'accordo, ma non questa cosa qua per cui la vita umana vale tutto. Sì, dipende, naturalmente, se tu vai a rubare a casa di qualcuno e ti sorprendono dentro casa e questo qua c'ha paura, c'ha la c'ha magari la fidanzata, i figli dentro e per difendersi ti spara in bocca, c'ha tutte le ragioni per farlo. La legge ha tutti gli strumenti per purtroppo valutare la legge ogni tanto psicologica della persona che spara. Sì, la condizione se poi psicologica. Uno dice io sparo sulla schiena e la persona che il ladro che scappa. Ma io che ne so il ladro dietro, che sta facendo, dove sta andando? Magari sta salendo le scale per stuprare mia moglie. Magari sta scappando per andare al piano di sotto dove c'è mio figlio. Magari sta scappando, si volta e mi spara. Io per non sapere non è leggere né scrivere sparo. No, ma non è questo il caso. C'è gente che spara. Le persone che scappano fuori, li insegue, li spara. Non è mai successo. Ma quando? Ma è sono come casi dire rarissimi. Sono casi uno rarissimi. Il tema è solo quello. Non so, esatto. Tre secche di sigarette, la loro proprietà, valgono una vita umana. Ah, per cui, per esempio, ladro, il tabaccaio. Il ladro avrà 20 anni, insomma. Avrà ma se uno ti sfonda alla tabaccheria, ti sta rubando le sigarette, non sai quello che può fare, l'abitazione sopra, scendi e spari e vai in galera.
carabiniera, ti pare normale? Capito, a te? Ma se non ha la pistola, se non è armato, che vuoi sparargli in testa? E io che ne so che non è armato. Allora, Cruciani, si mette a fare un movimento per introduzione della pena di morte. No, la pena di morte non c'entra niente. La pena di morte non c'entra nulla. La pena di morte non c'entra niente, quello è lo Stato che ti uccide, una cosa un po' diversa. Fai un'esecuzione, una persona che ti ruba le sigarette. Ma no, ma che ne sai che mi vuole rubare le sigarette? Magari mi vuole stuprare mia figlia. No, ma il caso non è quello lì. Ma non lo so, però esempi la legge sono già diversi. Tutela la legittima difesa. Grazie, ciao, ciao, ciao Diana, ciao.